ti hanno visto che eri grosso. Detective Conan mi ha sempre insegnato una cosa: i misteri. Cos'è questo rumore? C'è una femmina che piange. È una donna che piange. È una donna che piange. Ma è a casa nostra. È una donna che piange. Ma è a casa nostra. Devo prendere il coltello. Dammene uno. È una donna che piange, bro. Ma sembra Michelle. Questa cosa non esiste. Ma era terrificante. Cos'è? La prima cosa che ho fatto è stato. Nasco. Era veramente terrificante. Era una donna che piangeva. Che cazzo fai? Rimani là tu? Vieni con me. Ho la live. Vieni con me, bro. Ok. In caso lancialo. Aspetta, inquadro la porta. Ma che cosa era terribile? Era veramente terrificante. Comunque Ciccio mi ha detto che non tornava presto, quindi è stato veramente pauroso. Sono fantasmi veri, forse? Era un pianto da fantasma. No, bro. Non c'è nessuno. No, bro. Allora possiamo i coltelli, perché se ci fanno spaventare ce li ficchiamo in faccia per sbaglio. Quello era il pianto di una donna. Non c'è nessuno. Controllo se c'è qualche nostro amico in live che ci sta guardando. Blizzard. Vediamo se c'è Ciccio. Giampiero. Ma io lo sentivo tipo da 20 secondi, bro. Michelle, non c'è nessuno dei nostri amici in chat. Era tipo... Era horror. Sì. Forse era qua sotto. No, bro, era là. Era là. Ma voi l'avete sentito dalla live? Sì, qualcuno ha scritto che lo sentiva. Si è sentito benissimo, ragazzi, potete clippare? Chi c'è? A parte che tu mi hai rotto le palle perché lasciavo di nuovo la porta aperta. L'hai lasciata di nuovo aperta. Non ne posso più. Se muoio, ti vengo a prendere nel letto, Mi hai rotto veramente i coglioni, devi chiudere la porta di casa, porca donna. Scusa, però veramente, oggi l'hai lasciata spalancata. Scusa tu, Mario. Minchia, alle 2 di notte mi devo vedere la porta di casa aperta. Dai, ti prego. Chi c'è? Tornato Dani? No. Chi c'è? Guarda. Donna che piange. Ti ho visto che è grosso. Detective Conan mi ha sempre insegnato una cosa. I misteri. Uscite adesso o morite pugnalati. No, lasciate. Qualche volta è successo qualcosa di strano in questa casa, te lo ricordi? Dei rumori, delle cose, è stato qualcosa, eccetera. Questa era una donna che piangeva. Si sentiva, io l'ho sentito benissimo. Posso risentire?
Detective Conan mi ha sempre insegnato una cosa. Che cazzo è questo rumore? C'è una femmina che piange. È una donna che piange. Te l'ho visto. Ma poi spettrale. Tipo Left 4 Dead, la witch, quella che piange. Come si può continuare a fare Twitch, live Twitch in questa situazione? Non veniva dalla finestra, io ne sono sicuro, l'ho sentito di là. Ma forse qualcuno piangeva al piano sopra o al piano sotto. Era qua dietro la porta. No bro, voglio una spiegazione. Era qua dietro la porta. Non mi basterà mai. Chiama la signora di sopra e digli, ma stai piangendo? Mi ho sentito piangere. Stai piangendo? Aspetta. Tavernello. 4 minuti fa abbassate le voci. Hai sentito piangere? Scusa, va bene. Siete voi che piangete? Abbiamo parlato. Tornando. Vabbè, gli dico che abbiamo spero parlato. Spero di sì. Dì che abbiamo parlato perché sentiamo piangere. Incazzato nero. Chiudi la porta. È incazzatissimo. Minchia. Ma gli hai detto che è perché avevo sentito piangere? Sì, ho detto, ma hai sentito piangere? Però ho detto, abbassate la voce o vi faccio sentire io piangere. Vabbè, io gli ho detto, non ero nemmeno io, ambasciatore non porta bene. Però è incazzato nero, aveva le occhiaie tipo che l'abbiamo svegliato noi. Voglio sentire sto pianto in cuffia. È paurosissimo. Ho segnato una cosa. Ci vogliono fare impazzire, poi c'è qualcuno che ci sta facendo impazzire. La cosa bella è che io l'ho sentito pure prima di qua, ma non ci ho fatto caso perché effettivamente pensavo sa qualcuno sta litigando giù. Quando l'hai sentito anche tu, mi sono stato zitto per sentire da dove proveniva. Era proprio da là. Sì, era da là. La TV di qualcuno. E che piangeva e basta. Qua accanto era. Sembrava Michelle Puttini. Sembrava un sacco Michelle. O no? Sono basito. Ma che vuol dire sta cosa? Adesso io me ne vado a dormire. Adesso io me dovrei andare a dormire. No, voglio una spiegazione. Ci facciamo la tromba delle scale e vediamo se qualche porta piange. Che siano ancora i cinesi. Cosa hanno fatto i cinesi? Abbiamo dei cinesi vicino a noi che un giorno abbiamo sentito ma piangere, no, ragazzi, ma non piangeva una donna. Era un uomo disperato. Sì, era un. Mi ricordo che ci siamo svegliati tutti e due, erano le 11, per noi è proprio l'alba. Impossibile stare svegli alle 11 per noi. E poi abbiamo sentito piangere e siamo stati dietro il muro ad ascoltare i suoi lamenti fino a quando ha finito. Avevamo paura che lui avesse ammazzato la moglie e che avesse i sensi di colpa e per questo stesse piangendo in maniera così disperata. Anche perché bro, qui è proprio una cittadina da si muore, non lo sa nessuno. L'ho sentito solo io? Un tonfo. Pure io, tu. Hai sentito di nuovo?
C'è qualcuno che ci vuole per il cavolo. Erano dei piedi piccoli, penso sia una donna. E chiamiamo la polizia. No, no, forse è un nostro amico. Un nostro amico? C'è qualcuno in balcone. C'è qualcuno in balcone. Possiamo aprire la porta? Io sì. Adesso la porta della cucina è uno scherzo. Uno scherzo? C'è qualcuno in cucina? Piedi femminili, piedi piccoli, li ho visti. È Michelle. È Michelle. Chiamiamo Michelle. Certo. Anzi, secondo me è Elena. Elena. Potrebbe essere Elena. Ok. Io prendo questo. Se è un nemico lo pugnalo, se è un amico lo rimprovero. Tavernello si incazzerà di sta cosa. Addosso. Ragazzi, da questo qua l'audio. Giuseppe Chirico. un po' di content ci voleva, sì, no? Sì, sì. Di che stavate parlando? Di Detective Conan. Grazie, che sapevo che uscivo davanti. Eravamo pronti a uccidere chiunque. Infatti, certo, visto che avevi il coltello, Mario ha detto di essere un mazzo. Io sono uscito e dico, ragazzi, scusa, non ce l'ha fatto. Ragazzi, io. Però mi ha detto, vabbè, andiamo via, continua. Eravate dentro il balcone. Sì. Infatti, te l'avevo detto che c'era la porta aperta, da che non c'era. Ma anche la prima volta che sei uscita, non va. Sì, sempre e volevo fare che poi entravo io. Esatto, cioè, io continuavo. Entravo qua, dicevo, ragazzi, e allora continuavo. Sarebbe stato perfetto. Lo so, però ero sicuro che fossero. No, ma poi ha detto proprio che era incazzatissimo. Sì, Tavernello incazzato nero, totale. Era veramente una furia. Ma che voce ha sentito, scusa, perché comunque che voce ha sentito? Noi ci siamo messi a parlare. No, ma è una di quelle sere, perché a volte io faccio il doppio del casino così non mi dice un cazzo. È sua moglie. Sì, si è svegliato, tra l'altro, si è svegliato. Donna che piange. Possiamo sentire, fai vedere adesso. Immagino. È vero. Immagino che non abbiate nemmeno portato da fumare in tutto questo. No. Ti hanno visto che eri grosso. Guarda le cuffie. Posso. Detective Conan mi ha sempre insegnato una cosa. I misteri. Che cazzo è questo rumore? C'è una donna che piange. C'è una femmina che piange. Detective Conan mi ha sempre insegnato una cosa. Sembra proprio scriptata quella cosa, sì, prima sì, che avvenga uno spavento. Il Detective Conan mi ha sempre insegnato questo. Raga, ora stavo andando avanti da mezz'ora con l'audio, non sentivate un cazzo? Ma arrivo proprio per mezz'ora tipo così. Allora, io due minuti prima, di quando ce ne siamo accorti, non sentivo, proprio pensavo c'è qualcuno che sta litigando sotto. Poi l'abbiamo, quando potevo pugnalare. Lo so. Il macetone. Vetro rotto. Comunque con questa mi sentivo sicuro. Ma visto le scarpe, sei cagato addosso? Sì. Ho visto le scarpe e mi sono cagato addosso. Stesso piangendo in maniera così inesperata. Ho visto le scarpe. Ma dei piedi. Ho detto dei piedi femminili. Poi ho realizzato, se sono dei piedi femminili posso ucciderla. No. Che vuol dire vetro rotto? Per questo stesso piangendo in maniera così disperata. Il Detective Conan mi ha sempre insegnato.
Come al solito, la vita non è niente di che. Volevo fosse qualcosa di terribile. Sì, sì, pure io volevo un fantasma che ci fosse il rischio che mi strangolasse di notte. Sarebbe stato molto bello. Invece erano quelli là.